Amici di Attisport 24, appassionati di pallanuoto, benvenuti alla decima puntata di Waterpolo Preview, il settimanale che fa da guida ai diversi campionati. Non c'è neanche il tempo di archiviare i risultati maturati nel turno infrasettimanale, che la Serie 1 maschile è già pronta a tornare in vasca con i match valevoli per la settima giornata del girone d'andata. La sfida di cartello si gioca alla Bianchi tra Pallanuoto Trieste e Circolo Canottieri Ortigia. Per presentare l'incrocio tra Giuliani e Aretusei, abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, il direttore sportivo della Deac Bologna, Arnaldo Deserti. Ciao Andrea, grazie mille a voi per l'invito. Arnaldo, il big match della settima giornata di Serie 1 mette faccia a faccia Pallanuoto Trieste e Circolo Canottieri Ortigia. Che partita vedremo alla Bianchi? Una partita molto combattuta, l'ennesimo scontro tra due squadre che ambiscono alla finale scudetto, comunque hanno il carte in regola per arrivare in fondo a questo campionato. Composta da squadre entrambe composte da ottimi elementi, sarà l'ennesima battaglia. Immagino che sarà l'ennesima battaglia dove entrambe le squadre giocheranno per vincere. Come arrivano queste due formazioni al secondo confronto diretto stagionale? Ricordo per i nostri ascoltatori che si sono già affrontate nello stage group di Eurocup, vittoria e rimonta del Circolo Canottieri Ortigia proprio a Trieste. Ma si affrontano con una voglia di riscatto, secondo me, per entrambe. Sicuramente il Trieste è reduce da una brutta sconfitta a Brescia e la stessa Ortigia ha raccolto un punto in casa col Palermo, che era una sorta di scontro diretto. Secondo me pensavano di raccogliere qualcosina in più, perciò entrambe vorranno riscattarsi da due prestazioni non eccellenti, ecco. Dal punto di vista tattico, quali potrebbero essere sui due fronti le chiavi di lettura di questo match? Ma secondo me il Trieste è una squadra molto compatta, dove i 13 giocatori, 14, si alternano in maniera sistematica e non si nota un grosso cambio, ecco, di valori nell'acqua. L'Ortigia è altrettanto una squadra molto, molto forte, dove secondo me l'uomo in più rimane sempre il portiere, cioè se Stefano riesce a garantire quello che ha sempre garantito in questi anni, immagino che possa fare la differenza, anche perché l'Ortigia, a mio parere, è una squadra che punta anche molto sul contropiede, e un conto è avere un portiere che para e ti permette di partire quei 2 secondi prima, un conto magari avere un portiere che dove tu sei un pochino più scettico, un pochino più titubante ad anticipare la partenza e quindi sei limitato nel contropiede, ecco. Certo. Chiudo con un passaggio sulla tua Deac Bologna per una squadra che punta a crescere e a guardare in alto. Che cosa vuol dire andare a confrontarsi nella tana della Pro Recco degli Invincibili? Ma è motivo tanto di orgoglio perché fino a 2 anni fa la Deac non sapeva neanche cosa fosse la Serie A1. Andare a confrontarsi con i migliori al mondo è sempre motivo di vanto e di orgoglio. Tanti giovani non hanno mai giocato contro Sant'Anna e sarà la prima esperienza per loro, sarà molto bello. Prendiamo questa partita come una sorta di allenamento, perché a me il risultato presumo e penso che sia un po' scontato, e ne approfitteremo per provare i nostri meccanismi che non sono andati molto bene ieri, in vista delle prossime partite dopo Recco, che saranno molto, molto, molto importanti per noi. Ringraziamo Arnaldo Deserti per essere intervenuto. Passiamo ora alla seconda puntata e cercheremo di fare in modo che questa possa essere una costante della nostra rubrica delle brevi. Andiamo a sentire le voci nel prepartita a poche ore dai match, dai prossimi match di Valentino Gallo, attaccante mancino della CECAP Rarinante Salerno, e di Giorgio Torrisi, capitano della Nuoto Catania. No, è una bella partita sicuramente perché Posillipo sta giocando bene, i risultati lo dimostrano. Ha fatto 2 6 punti pesanti contro Quinto,
contro Bologna, addirittura lì a Bologna, quindi dimostra di essere una squadra in salute, una squadra in fiducia, visto che diversi ragazzi del vivaio comunque sono cresciuti, cominciano a prendersi più responsabilità, ad avere più consapevolezza nei propri mezzi, ad essere decisivi anche in partite come questa. Quindi penso che sia una bella partita, non vedo l'ora di giocarla, anche perché comunque la Scandone è il tempio della pallanuoto mondiale, quindi è sempre una piscina bella dove giocare, a prescindere dalla partita che si gioca. Poi se si gioca anche contro il Posillipo, ancora meglio. Andrea, come hai detto tu poc'anzi, è un derby, quindi sicuramente speriamo di fare una prestazione come quella della Coppa Italia. Sicuramente il campionato ha un'altra importanza, non siamo più in piscina, nella nostra piscina, nel nostro fortino, saremo a Palermo, ma speriamo di fare una prestazione come quella e ci teniamo tanto, per noi questa è una partita speciale. Ringraziamo Valentino Gallo e Giorgio Torrisi per essere intervenuti e ora è il momento di presentare i match valevoli per la settima di andata. Sfida di cartello, lo abbiamo ampiamente detto, che si gioca alla Bianchi tra Pallanuoto Trieste e Circolo Canottieri Ortigia. La Prorecco capolista solitaria gioca nel posticipo alla Ferro di Punta Sant'Anna contro la De Acker Bologna. La N Brescia affronta in trasferta la Rarinante Scamocchi. Altra sfida di sicuro interesse è il derby in programma alla Scandone tra Circolo Nautico Posillipo e CECAP Rarinantes Salerno. L'Iren Genova Quinto affronta in trasferta la Stranuto Roma. Da non dimenticare anche il derby siciliano tra Telimar Palermo, reduce dall'importante pari nel derby con la truppa allenata da Piccardo, e la Nuoto Catania. Chiudiamo la parentesi dedicata alla Serie 1 maschile, passiamo ora ad occuparci della Serie 1 femminile. Il turno è lo stesso, settima di andata anche per le ragazze. E il big match è l'anticipo di lusso al centro sportivo Plebiscito tra Antenore e Plebiscito Padova e Sisse Roma. In palio c'è il secondo posto. Per presentare questa sfida abbiamo il piacere di avere nostra ospite l'allenatrice della Rarinantes Florenzia, Alexandra Cotti. Grazie a te per l'invito. Nella sfida di cartello della settima di A1 donne, l'Antenore Plebiscito Padova riceve la Sisse Roma. Quali emozioni ci regalerà l'anticipo in programma al Centro Sportivo Plebiscito? Ma sicuramente spero per lo spettacolo, spero per le ragazze, per gli allenatori su Bordovasca sia innanzitutto una partita divertente ed entusiasmante da giocare e da allenare. E anche da vivere per noi spettatori che la guarderemo da fuori. Per chi pesa di più, secondo te, la posta in palio? Ma dunque, siamo ancora al girone di andata e non abbiamo disputato ancora, non hanno disputato ancora tante partite, quindi diciamo il campionato è ancora tutto da vedere. Sicuramente 3 punti sono importanti, non mi sento di dire per chi pesa di più tra Padova e Sisse, credo che entrambe giocheranno come è normale che sia per vincere e portarsi a casa i 3 punti. Certo. Dal punto di vista tattico, come si potrebbe sviluppare il match sui due fronti? Ma sicuramente sono due squadre diverse, sono due squadre, il Padova è una squadra che ha cambiato tanto l'organico, ha inserito tante ragazze giovani. E Sisse è una squadra che ha perso un grosso potenziale di attacco rispetto a quello che aveva l'anno scorso con la perdita di Tabani e Giustino e la ragazza australiana La Andrews. Andrews che avevano segnato veramente tantissimi gol. Ancora non è pronta per giocare, almeno credo, Domitila Picozzi, quindi un altro punto di riferimento importante. È vero che hanno, diciamo, acquisito di consapevolezza, un pochino di solidità nella fase difensiva con l'arrivo di Banchelli. Quindi sono due squadre, diciamo, diverse da quelle dell'anno scorso, sono due squadre di vertice, sia Padova che Sis, ma entrambe squadre di vertice che comunque hanno cambiato le loro carte in gioco. Quindi sicuramente
Ci si potrà aspettare un inizio di pressing, posso dire, da entrambe le squadre, per poi andare, come è stato sempre la loro caratteristica, per poi andare a cambiare su delle zone sia statiche che dinamiche, insomma, zona M. Quanto è intrigante il progetto giovani che sta sviluppando Stefano Posterivo? Ma sicuramente Padova, con questa squadra, diciamo, di A2, che ormai da un po' di anni che hanno, che serve sostanzialmente a fare crescere le giovani, sia lui che, mi viene da dire, Alessia Millo, che segue i settori giovanili del Padova, stanno facendo veramente un grandissimo lavoro. Alessia con le giovanili è veramente a buon punto, tante ragazze vengono nelle nazionali giovanili e si vede anche a livello diciamo di campionati, di finali di campionati giovanili, sono sempre, diciamo, alle fasi finali, se non a podio. Quindi è un ottimo lavoro che stanno svolgendo e credo che ci siano alcune ragazze che sono entrate in pianta stabile quest'anno del classe 2004 e 2006 che diciamo è stato l'anno giusto per inserirle, ecco. Certo. Chiudiamo con l'ultima battuta. Vengo in casa tua. Come sta procedendo il lavoro della rinnovata Rari Nantes Florenzi? Molto, guarda, se mi posso permettere, Andrea, mi sono immediata. Il Padova ha rinnovato, ma anche Assis ha inserito, cioè, tante ragazze, sì, giovani. Sì, è vero, sottolineiamo il lavoro di Vivaio svolto anche da Capanna. Sì. Anche tante ragazze giovani inserite da Capanna, insomma, sarà una bella sfida, interessante da vedere. Venendo alla tua ultima domanda, scusami se ti ho interrotto, le mie ragazze si stanno comportando bene, è chiaro che è tutto nuovo, no? Anche per me, è il primo anno che mi trovo a fare una preparazione per la Serie A2 e affrontare un campionato di A2 da tecnico. E c'è molto più tempo, perché chiaramente il campionato avrà inizio, credo, a gennaio, ancora non abbiamo la data specifica, ma insomma, diciamo, le ragazze si stanno allenando da settembre più o meno, quindi la preparazione è molto più dilazionata rispetto a quella che ho dovuto fare con la 1, che era molto più stringata. Invece siamo proprio su due poli opposti e sono contenta, non posso dire nulla, le ragazze si sono impegnate, anche io ho ringiovanito tanto rispetto all'anno scorso con insomma, si sa, poi le ragazze che giustamente sono andate a competere in altre squadre, nelle serie, nella maggior serie, è molto stimolante, sono molto stimolata, mi stanno piacendo tanto gli innesti giovani che sono venuti su, e d'altra parte il comportamento delle ragazze più esperte che stanno seguendo le giovani, quindi per ora sono molto soddisfatta e contenta del rendimento e del comportamento delle ragazze. E poi chiaramente sarà il lavoro che svolgo e che svolgono loro, speriamo che dia il suo frutto durante il campionato. Ringraziamo Alessandra Cotti per essere intervenuta. Passiamo ora alla presentazione dei match, detto della sfida di cartello. Altra partita dal grande interesse, lo scontro salvezza tra Cosenza Pallanuoto e Briz Nuoto. La Neta Fimbogliasco 1951 affronta l'insidiosa trasferta di Trieste, mentre appaiono abbastanza segnate le gare tra Unione Sportiva Luca Locatelli ed Equipe Orizzonte, tra Rapallo Pallanuoto e Comonuoto. Chiudiamo così la parentesi dedicata alla Serie 1 femminile, andiamo in A2 maschile, si gioca la seconda giornata di andata in entrambi i gironi, nel nord spicca il big match della Monumentale tra la Reale Mutua Torino 81, reduce dalla vittoria in rimonta ottenuta all'esordio contro la Rari Nantes Arenzano, e la Rari Nantes Florenza, grande favorita per la vittoria finale. Al sud la sfida di cartello è quella tra la neopromossa Rari Nantes Auditore Crotone, reduce dal blitz del Foro Italico contro l'Olympic Roma, e la Lazio Nuoto, formazione che punta ad un posto nei playoff e comunque ha un ruolo da protagonista, ma è reduce dal inatteso KO interno dell'esordio contro la Brico Bros Arechi. Siamo così giunti al termine anche di questa puntata. Io non posso far altro che ringraziare gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento per la prossima puntata.